Ciao a tutti in questo nuovo video by Gatto Matotto. Allora vi spiegherò come convertire dei file in generale, sto parlando, è proprio file in generale, sia convertire sia tradurre e persino tradurre dei siti web. Allora, iniziamo da tradurre un sito web. Cerchiamo una cosa tipo site, blog in inglese. Ecco qui. WordPress, no vabbè, meglio uno così a caso, pagina 5 così. Allora, ecco qua, tipo questo qua, vedete, è scritto tutto in inglese e noi diremo, ma come si fa? Se vedete bene, qui sotto c'è scritto traduci questa pagina. Traduci questa pagina è una cosa semplicissima, infatti come potete vedere è una stupidaggine. In un secondo ci ha tradotto tutta la pagina, tutta. Davvero molto interessante. Allora, quindi, se è così facile tradurre una pagina, poi possiamo tradurla da tutte le lingue, tipo... Che ne so... Ecco qui, tipo questo qui è tutto in tedesco. Se noi facciamo traduci questa pagina, anche adesso, vabbè, questo qui purtroppo è, sì, vedete, per avere, ci sono, quello che si poteva tradurre è stato fatto. Ecco. Adesso qui, va bene, non ho cliccato. Aspettate un secondo, eh. Comunque, ecco, venite, vedete, qui sotto verrà la traduzione in italiano. Ok, quindi abbiamo visto come tradurre un sito web. Ora vediamo come convertire i file. No, scusate, come tradurre. Aspettate un attimo, che lo cerco un attimo. Come tradurre i file. Come tradurre i file, ecco, aspettate, ecco, no, intanto vediamo come convertire i siti in PDF. Facciamo un esempio con il sito, un sito normale, tipo abbastanza, tipo, ecco, facciamo un esempio con google.it, proprio per essere classici, google.it. Convert to PDF, the conversion is in progress, quando avrà caricato, aspettate, quanto ci sta, aspettate che ci riprovo, proviamo con .com, no, ok. Comunque, io consiglio questo sito, ve lo metto in descrizione naturalmente. Questo sito quindi vi dirà adesso di scaricare il file. È davvero facile da usare, ve lo consiglio molto. Comunque, adesso vedremo ancora una cosa, come convertire i file PDF online e gratuito. Questo sito va benissimo. Proviamo adesso qui, vediamo, proviamo a trasformare un file qui JPG in PDF. Prendiamo una foto, prendiamo più di una foto su internet, tipo cerchiamo cerchiamo proprio le mie foto, Gatto Matotto, ok, andiamo su immagini, ce ne salviamo qualcuna. Bene, ok, bene. Ora che abbiamo copiato questi file, possiamo tornare sul nostro small PDF e mettere questi file. Una volta fatto, crea PDF adesso, creazione PDF. Adesso questi qua possiamo pure eliminarli.
Scarica il file. Ora noi avremo scaricato questo file che è molto pratico perché adesso vabbè non si vede bene perché erano super zoomate, ma comunque vedete che i file si vedono e si possono unire. Aspettate un secondo. Ok, adesso vediamo ancora un attimo. Unire PDF. Facciamo un altro file PDF. Questo è il mio sito gattomatoto.weebly.com. Immagini, salviamo altre foto. Sta. Minecraft. Ok, copio questo qui. Va bene. Ok. Ok. No, non sono io questo qui. Eccolo. Ok. Ora dobbiamo con questi due creare un altro PDF. Quindi ricarichiamo la nostra pagina. Trascina qui le immagini. Ok, creiamo il nostro PDF. Una volta creato lo scarichiamo e avremo due PDF, quindi uno con queste foto e due con queste altre foto, giusto? Ora li uniamo, quindi dividere. Avevo visto eccolo qui, unire PDF semplicemente, ok? Ora facciamo così. Uniamo i due PDF. Unire PDF, scarichiamo il nostro file e questo sarà il nostro file di PDF uniti. Molto comodo, davvero molto comodo, dipende anche in che situazione. Allora, cosa ci manca ancora? Allora, ora dovremo tradurre documenti. Doc. Scegliamo un sito normale, questo qua. Sì, questo qua funziona. Eccolo qui. Messo comunque. Ok? Allora, quindi scegli file da italiano. Sarà. Eccolo qui. A turco. Caso proprio. Scegliamo un file. Andiamo su, facciamo un nuovo file Word, copiamo un testo che ne so, Lutero, così, che adesso da poco ho fatto la ricerca. Ok? Ok? Tipo questo. Ok? I file supportati sono. Ok, va bene, sono questi qua, va bene. Nuovo documento Word, facciamo. Nuovo documento Word e ci incolliamo il nostro testo. No, mi serve. Web cancella formattazione. Ok, adesso mettiamo tutto in nero e ce lo traducerà. Mettiamo tutto in nero e facciamo salva documento. Ora andiamo qui, facciamo save file, desktop. Dov'è? Eccolo qua. Traduci. Tradotto. Download.txt. E voilà. Il nostro documento è stato tradotto in turco. Molto veloce, molto comodo. Grazie a tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi faccio vedere il mio logo. Grazie a tutti, al prossimo video, andate nei link in descrizione. Ciao a tutti!